Come on!
siamo nel bar e pizzeria Scaccomatto e il Cutro si è appena ritirato dalla trasferta di Grimaldi, dove insieme alle sue tifose, le tifose donne, così come abbiamo già detto precedentemente, hanno raggiunto Grimaldi e quindi sono tornati da qualche minuto vittoriosi dalla trasferta di questa partita e quindi siamo in eccellenza. Il Cutro ha vinto matematicamente il campionato, abbiamo qua il presidente Alberto Olivo e il vicepresidente Giuseppe Scandale. Allora, una vittoria esaltante per come è finita in anticipo, è stato vinto questo campionato. Quando eravamo di ritorno all'interno del pullman parlavamo tra di noi e dicevamo: è un momento storico, stiamo scrivendo una pagina storica per Cutro, un momento storico quello che stiamo vivendo ora qui in questo bar con la pioggia, tante persone che ci hanno aspettato a Cutro, oltre 100 persone, ci hanno omaggiato dei fuochi d'artificio, chiunque si è organizzato perché questo nostro rientro fosse accolto il più festoso possibile, quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare tutte le persone che ci stanno accogliendo. È stato un campionato davvero difficile che oggi si è concluso con la vittoria di Grimaldi, abbiamo vinto il campionato con una giornata di anticipo, era uno degli obiettivi che volevamo raggiungere quest'anno, ce ne sono altri ancora da raggiungere, davvero siamo tutti quanti contenti, è una vittoria che dedichiamo a tutta la popolazione di Cutro, una vittoria che è nata dalla dirigenza, una vittoria che è nata da un gruppo unito, da uno staff tecnico davvero all'altezza, quindi i risultati non vengono per caso, sono venuti perché c'è stato un lavoro, c'è stato davvero un impegno che ci ha visti presenti tutti i giorni, abbiamo dedicato almeno qualche ora della nostra giornata alla S Cutro, quindi una vittoria che viene dal lavoro. Il vicepresidente Giuseppe Scandale, anche lui reduce da questa trasferta, è stato due obiettivi abbiamo raggiunto, avete raggiunto in questa annata, forse ancora ce n'è qualcuno da raggiungere. Il primo, più importante, è la vittoria del campionato, il secondo è quello di aver riportato le famiglie e soprattutto le donne allo stadio. Sì, proprio oggi in occasione di questa trasferta abbiamo organizzato un pullman per portare 30 tifose a Grimaldi, sono venute tutte stamattina nonostante il maltempo, loro sono venute con i bambini e ci hanno seguito come ci avevano promesso. E, niente, è stata una giornata veramente entusiasmante, abbiamo sotto il profilo della partita, una partita abbastanza sentita, abbiamo vinto con due gol, uno bellissimo del solito Riolo, l'altro di Balsamo e abbiamo portato una bella vittoria, questa è una vittoria non solo della partita ma anche dell'intero campionato perché il punteggio ci porta alla matematica vincita del campionato di promozione. Una vittoria non facile perché praticamente il Grimaldi si giocava la salvezza e quindi è stata una partita sentita e combattuta sino alla fine. Noi possiamo dire che il nostro è stato un campionato davvero difficile in ogni senso e l'ultima difficoltà l'abbiamo superata oggi perché andare a vincere in un campo dove una squadra sta ancora lottando per la salvezza e quindi c'era uno scontro vertice e coda del campionato, sono quelle partite davvero difficili da gestire. Diciamo che non abbiamo mai rischiato a Grimaldi, la squadra ha giocato come sa fare, mister Cittadino ha messo i migliori 11 sul campo, due gol di Riolo e Balsamo comunque ci hanno regalato questa vittoria, i 3 punti e questo sogno che si è avverato. A Cutro siete stati accolti, è vero, dalla pioggia battente, ma c'erano tanti tifosi, c'era anche il titolare del bar, il Scaccomatto, e quindi si sta festeggiando, c'è un assaggio di una festa che dovrebbe poi essere fatta, almeno per come dice il presidente Giuseppe Ciampà, che continuamente cerca di schivare il microfono e quindi ha detto che la sua festa sarà il 27
aprile l'ultima partita di campionato. Sì, questo è un assaggio della festa. Noi vogliamo organizzare una bellissima giornata di sport e di festa grazie a questa vittoria di questo campionato dopo l'incontro di Amantea proprio allo stadio comunale di Cutro. E in questa occasione stiamo organizzando e quindi avremo anche tempo di allestire come Dio comanda, insomma, una bella festa, anche perché prossima domenica si riposa, c'è il Pasqua in mezzo e si gioca il 27. È lo stesso quadretto del 2006-2007 quando il Cutro ha vinto il campionato ed è ritornato nel campionato di eccellenza. Il capitano Raffaele Tambaro, allora presidente Francesco Pupa, il mister, l'allenatore Franco Cittadino, anziché il nostro direttore sportivo, allora c'era Carlo Taschetti, c'era il papà, e abbiamo il neo direttore Rosario Macri. Allora, una battuta veloce, qual è la differenza tra quello e questo campionato? Guarda, per me è una soddisfazione enorme, perché non solo ho vinto nel 2007, ma ricordo anche nel 91 che c'ero anche io quando siamo saliti il primo anno in eccellenza. Poi ci siamo ripetuti nel 2007 insieme al mister Cittadino e adesso ancora nel 2014, quindi sono bei ricordi. Presidente Pupa, eravamo presidenti insieme all'epoca, adesso si occupa soprattutto del settore giovanile, ma l'obiettivo rimane sempre quello di portare avanti questa società sportiva. Un'altra vittoria importante. È un successo importantissimo, è venuto soprattutto dalla forza dell'unione, del gruppo, della società, una società unita. L'obiettivo nostro è stato sì dall'inizio creare una società forte per ottenere la giusta categoria di questa società. Siamo la squadra che ha più campionati di eccellenza di tutti in Calabria e quindi è il campionato che ci compete proprio questo. L'abbiamo ottenuto con tanti sacrifici e adesso ce lo godiamo. Mister Franco Cittadino, lei è un allenatore vincente, però non posso ricordare, cioè devo ricordare anche il lavoro svolto dal suo predecessore Tonino Condito, che è rimasto fino a gennaio alla guida di questa squadra, e quindi lei è andata a completare un lavoro in modo perfetto. Sì, approfitto intanto per ringraziare Condito, per quanto mi riguarda è come se ci fosse, fa parte anche lui di questo successo, lasciatemelo dire, meritatissimo, non meritato, però lasciatemi dire che questa sera non mi aspettavo questa accoglienza, cioè abbiamo vinto un campionato, euforia, tutto quello che vuoi, ma una cittadina ad aspettarci, fuochi d'artificio, il sindaco, tutti i dirigenti, veramente bello, complimenti a loro. Il direttore sportivo Carlo Taschetti è un giovane, giovanissimo, noi avevamo il papà prima di lui, quindi continua, sì, era il nostro segretario. Alla sua prima esperienza è accentrato l'obiettivo della vittoria finale. Sì, una soddisfazione immane, veramente è stato un gruppo che sin dai primi giorni ho visto coeso, ho visto veramente voglioso di arrivare al traguardo. Lasciatemi ringraziare veramente tutta la squadra e tutta la dirigenza. Dopo questa fusione tra la Polisportiva e la S Cutro c'è stato veramente un qualcosa in più che ci ha portato al raggiungimento di questo bellissimo traguardo. Vorrei dedicare la vittoria del campionato alla mia ragazza, perché il 5 luglio mi sposo e quindi dedico la... Auguri! Auguri! Scusa, rubo un attimo il microfono per ringraziare Domenico Perri, che in ogni circostanza, ogni vittoria qua ci ospita, ci accoglie come meglio non può. Quindi un grazie a lui e al suo locale, grazie. Domenico Perri è un dirigente e quindi fa il suo dovere. Rosario Macri, direttore anche lui, nuovo almeno ufficialmente, anche se è stato dirigente in altre occasioni.
una vittoria, anche lei è riuscito a centrare l'obiettivo della vittoria. Sì, è l'obiettivo che ci eravamo già prefissati all'inizio stagione, è un risultato di un grande gruppo, di una grande società, di grandi giocatori. Davvero, giocatori, ragazzi davvero speciali, ragazzi che un allenamento non sono mancati, ragazzi dove quasi tutti stiamo valutando per costruire la squadra già per l'anno prossimo. Quindi si è già al lavoro per il prossimo anno? No, io adesso penserei a festeggiare, poi qualsiasi altro passo vedremo più in là. Il direttore sportivo è molto più cauto e quindi per adesso giustamente festeggiamo questo importante avvenimento. Qui abbiamo tre belle ragazze, Francesca, Vittoria e Irene. Sono tre ragazze che hanno seguito la squadra del Cutro ed erano in questo pullman insieme a tante altre donne che hanno tifato Forza Cutro e hanno gridato per i colori, per incoraggiare i propri beniamini. È una sua prima esperienza questa di tifare una squadra di calcio così da vicino? Sì, è un'esperienza bellissima che rifarei non una volta ma lo rifarei mille volte. E un grazie va ai mister, ai dirigenti, a tutti quelli che hanno collaborato, ma va anche ai calciatori che sono stati bravissimi. Hanno portato avanti un campionato e fino ad arrivare all'eccellenza. Io la vedo spesso al campo, frequenta diciamo gli spalti del Cutro. Sì, è un'emozione magnifica. Grazie a questo, cioè a loro, siamo riusciti a salire in eccellenza. Che sensazione ha provato alla fine della partita, quando il Cutro ha vinto questa partita e quindi il campionato? Una sensazione bellissima. Oggi vi siete divertite perché ho capito che avete fatto anche 2-3 ore di shopping presso il centro commerciale De Mare. Sì, abbiamo fatto per aspettare finché iniziasse la partita, siamo andati a fare un po' di shopping in attesa della partita, dopo che poi hanno avuto una bella vittoria. Pietro Enrico è il custode del campo e quindi è stato vicinissimo a questi calciatori, viziandoli. Secondo me sono grandi giocatori, grandi. Hanno fatto anche un grande sforzo, hanno giocato bene. Io ringrazio i giocatori, la società e anche i tifosi che hanno fatto parte del gruppo. E io ho fatto anche il mio dovere, e la società ha fatto il suo dovere. Abbiamo il dirigente, nonché consigliere provinciale, Pasquale Le Rose, è un dirigente di vecchia data, uno degli artefici di questa vittoria, così come lo è stata nella precedente edizione del Cutro che è tornato in eccellenza. Ma io, al di là, si è detto già tutto, stasera è una giornata importante per Cutro, per la Cutro calcistica e non solo. Io vorrei soltanto aggiungere che oltre al grande lavoro che ha svolto il mister cittadino, non dobbiamo dimenticare il lavoro svolto dall'allenatore Tonino Condito, che è grazie a lui che è riuscito a formare e a plasmare una squadra che alla fine si è rivelata vincente. Quindi dobbiamo ringraziarlo veramente tutti quanti a Tonino Condito per il grande lavoro che ha svolto per il Cutro e noi non lo dimenticheremo mai. Certo, questo è successo, è il frutto diciamo di un lavoro collettivo da parte dei dirigenti, da parte dei tifosi e da parte di chi ha contribuito in tutti i modi per la riuscita di questo successo. E in primis vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per il grande contributo che ha dato al Cutro, con passione, con amore e con sacrifici. E noi sappiamo i sacrifici che bisogna fare in un momento di crisi economica. Quindi dobbiamo veramente ringraziare l'amministrazione comunale e tutti gli sponsor che hanno contribuito. Sindaco Salvatore Megale, lei
ha praticamente festeggiato nel suo primo anno di sindaco nel 2006 e adesso ci ritorna quindi per la seconda volta consecutiva e è ancora sindaco e noi di nuovo siamo saliti in eccellenza. Beh, sicuramente il merito è dei dirigenti e anche dei giocatori, degli allenatori, anche dei sostenitori. Io credo che oggi veramente possiamo raccogliere una grande soddisfazione e le cose che diceva Pasquale sono, le condivido, perché in effetti quello che ha distinto molto questa impresa, se così la possiamo chiamare, è stata veramente l'unità di intenti che c'è stata. E come si dice, l'unione fa la forza. Io penso che c'è stato un lavoro di squadra, come deve essere sempre in tutte le cose. Questa sera ci hanno fatto veramente coronare un successo che, con questi giocatori che sono pieni di entusiasmo. Chiaramente dietro questo entusiasmo ci sono stati, come diceva Pasquale, tanti sacrifici da parte di tutti. Io che cosa posso dire? Che questo ringraziamento è un ringraziamento di cuore, perché l'ascesa di nuovo nel campionato di eccellenza del Cutro è anche sintomo, come dire, di un benaugurante per il futuro, per tutte le cose, per un progresso anche di questa cittadina che merita tanto. E noi insieme alla società sportiva, insieme a tutto il mondo dello sport, il mondo dell'associazionismo, del volontariato, dobbiamo fare di tutto affinché si possano raccogliere tanti successi come quello di questa sera. Un augurio, io spero che quanto prima sicuramente i dirigenti a fine campionato, mi sembra che c'è un'altra partita, si organizzerà una festa e tutti insieme dobbiamo festeggiare questo successo. Ancora una volta grazie ai giocatori, grazie a questa squadra. L'amministrazione comunale sicuramente sarà al fianco della società sportiva così come lo è sempre stato. Certamente capiamo che l'anno venturo il girone d'eccellenza, diciamo, costerà di più, mi sembra che questo anche lei voleva dire tra le righe, e noi, come dire, non saremo da meno, perché lo sport non è soltanto, diciamo, la vittoria, la partecipazione al campionato, anche l'eccellenza. Lo sport è un progresso sociale, progresso di una società, significa dare insegnamento ai giovani, ai tanti giovani che hanno sempre trovato in questa società sportiva veramente una scuola di educazione alla vita. Io voglio ringraziare la società sportiva, nella quale ho militato anch'io da ragazzo, e effettivamente ci sono stati veramente tanti dirigenti, che alcuni sono scomparsi, ai quali dobbiamo essere molto grati per essere stata una fucina veramente di civiltà e di progresso. Grazie ancora una volta.